Un'altra giornata nera per gli utenti della Circumvesuviana. Non sono mancati infatti ritardi e soppressioni. I carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato un 22enne incensurato. Vittima ricoverata in prognosi riservata, coltello sequestrato. L'esplosione nel corso della notte all'angolo tra via Roma e via Diaz. Sul caso indaga la polizia, non si esclude nessuna pista. L'intervento dei funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, della sezione di Torre Annunziata Castellammare, a garanzia della legalità e della sicurezza delle merci. L'Università e Campus arriva a Torre del Greco, polo di studio formativo di Confimpresa Italia. L'offerta è modulata su 62 corsi di laurea. La squadra di Di Michele perde ancora e sprofonda in classifica. Sul neutro di Pagani finisce 1-0 per la Gelbison. Prosegue la crisi dei corallini.